Allora, ciao a tutti, oggi parliamo di monitor HP modello Z27NG2. Segnatevi questa sigla, parliamo di un QHD, non è un 4K, ma una diagonale da 68,58 cm. Parliamo di un 27 pollici con dei bordi davvero risicati. In particolare, questo tipo di bordatura HP l'ha denominata a micro edge. In effetti consente di poter collegare una serie di multimonitor uno a fianco all'altro in modo da avere uno spazio tra monitor e monitor davvero molto molto risicato. Display molto molto interessante, parliamo di un IPS, secondo il mio punto di vista siamo su livelli comunque molto molto buoni. Tempo di risposta per fotografi, per videomaker, parliamo non di un monitor gaming, quindi non vi aspettate tempi di risposta estremamente bassi, ma siamo nella media, 14 millisecondi di default. Non vi spaventate perché attraverso le opzioni c'è la possibilità di poterlo scendere direttamente a 5,4 millisecondi. Insomma, un monitor che dà una garanzia di 3 anni e dà una garanzia Bright Dot zero. In effetti, HP si impegna a fornirvi il monitor e se trovate un subpixel rotto vi verrà comunque sostituito. Questa è una cosa molto importante perché spesso quando acquistiamo un monitor una delle tante preoccupazioni può essere proprio il problema dei pixel, perché ci sono delle aziende che non garantiscono la rottura di uno o due pixel, ma ne dovete avere almeno tre completamente spenti per avere la sostituzione. Quindi questa è una cosa anche diciamo un valore aggiunto molto importante. Si poggia direttamente su uno stand, ma c'è anche la possibilità di poterlo montare con un montaggio VESA da 100 mm, ricordatevi, con viti da 4 mm, con filettatura da 0,7 mm e una lunghezza massima di 10 mm. Quindi segnatevi questa cosa, è molto molto importante. Allora, ho letto un pochettino di recensioni a destra e a sinistra, in particolare recensioni su siti esteri, da utenti esteri, da professionisti che lavorano all'estero, perché è arrivato da poco in Italia, non c'è molta roba online, quindi mi sono voluto fare un pochettino delle idee per confrontare quello che era la mia sensazione utilizzando questo monitor e quelle che erano le sensazioni di utilizzo che avevano gli utenti che ci lavorano. Ripeto, un monitor estremamente bello, molto regolabile, vi faccio vedere, in questo caso è abbassato quasi del tutto, lo possiamo alzare, addirittura ha delle regolazioni che ci consentono di metterlo direttamente in pivot. Attenzione, quando lo ruotiamo, vedete in questo caso qua, lo possiamo posizionare anche in questo modo qua, ma attenzione, non lo ruotate quando è così, ma dovete fare questo tipo di movimento per non farlo rompere, perché altrimenti si sborda. Lo possiamo anche abbassare sino a terra. Vi voglio dare un attimino le misure che sono molto importanti. Spesso me le chiedono, voglio dirvi che la larghezza del monitor è di 61 cm, l'altezza del monitor, o meglio, l'altezza è 36. Qualcuno si è lamentato perché dicevano che era un pochettino ballerino, indubbiamente lo stand c'è di metallo, però hanno ridotto un pochettino l'osso per quanto riguarda il peso dei materiali, nonostante pesi 8 kg. Diciamo che se non lo muoviamo sta in modo perfetto. Io vi dico la verità, lo utilizzo, sposto un attimo i cavi perché sono fuoriusciti, lo utilizzo in questo modo qua. A me piace veramente tanto, in particolare vedete io faccio montaggi video, mi piace, mi diletto a fare montaggi video e mi sono trovato veramente molto bene. Ma vediamo anche un pochettino come si vede questo monitor, giusto per farci allora, un'idea. io sia con i videogiochi che con i film mi sono trovato veramente molto bene, ma in particolare la produttività, perché sia il montaggio video, quello un pochettino abbastanza dilettantissimo, per me va veramente molto soddisfacente il monitor. Certo, non sono monitor che costano oltre 1000 euro, ma possono dare comunque delle soddisfazioni. Il pannello IPS risponde veramente molto bene, i colori sono comunque fluidi. Il pannello non dimostra ghosting, sinceramente non ho visto pixel guasti, non ho visto particolari difetti, non ho visto le luci spurie. I neri certo sono quelli di un LCD, non sono sicuramente di un OLED, ma è un monitor che comunque risponde bene per il prezzo che costa. Mi sembra che siamo tra i 350 e i 400 euro per un monitor che sta molto bene in ufficio, sta molto bene in casa, in particolare non stanca gli occhi, le opzioni di utilizzo sono veramente tantissime. Gli ingressi altrettanto veramente ampi. Infatti ora voglio farvi vedere una piccola clip che ho girato per farvi vedere un pochettino in modo ravvicinato quelli che sono gli ingressi. Prima di passare agli ingressi che sono posti sia nella parte posteriore ma anche lateralmente, vi faccio vedere anche un pochettino quello che c'è all'interno della confezione. Troviamo molto gradito un cavo USB, SAI USB. Troviamo un cavo di alimentazione perché è dotato di alimentazione, mentre invece troviamo un cavo DisplayPort. Manca un cavo HDMI.
mi avrebbe fatto veramente molto piacere riceverlo. Allora, posteriormente vedete tutti gli ingressi che sono posti anche sul lato, vi faccio vedere intanto, vi faccio vedere i connettori in ingresso e parliamo appunto proprio del DVD, importante comunque perché ha semplicemente, non ha il doppio punzone per il jack, quindi è un DVD, un HDMI 2.0, due display port con 1.2 con supporto HDCP. Mentre invece troviamo sempre HDMI, troviamo sempre una USB SAI che ha una funzione sia di upstream che di downstream ed è, ha anche un supporto per l'erogazione di energia a 15 watt direttamente per i nostri device. Mentre invece poi troviamo le due prese USB 3.0 classiche e troviamo anche direttamente l'uscita audio analogica che vedete qua. Con il jack 3.5, mentre invece troviamo anche l'ingresso Kensington per bloccare il nostro computer con i classici cavetti in acciaio. E ora andiamo a vedere i connettori laterali. Lateralmente troviamo le due prese USB, tra le quali la presa USB SAI downstream con diciamo supporto di alimentazione a 10 watt, mentre invece troviamo invece anche una USB classica sempre 3.0 downstream, la vedete qui lateralmente. Saltiamo da una cosa all'altra, vi ho fatto vedere un attimino in modo ravvicinato il posteriore del monitor, vi ho fatto vedere gli ingressi, vi ho fatto vedere l'alimentazione che è già implementata all'interno del monitor, quindi questa è una cosa altrettanto importante perché non dobbiamo avere alimentato i treppiedi, ma la cosa altrettanto interessante, vi farò vedere un'altra clip, è l'utilizzo dello smartphone. Allora, con gli ingressi che avete visto dietro c'è anche la presa USB SAI, ma quella là però posta nella parte posteriore, attenzione perché c'è quella laterale che però non ha questo tipo di funzione. Attraverso la posta USB 6, attraverso le impostazioni, possiamo direttamente vedere il contenuto del nostro smartphone direttamente sul display. Attiviamo, vedete? Ecco qua, abbiamo il nostro smartphone direttamente sul telefono, quindi possiamo tranquillamente agire con il nostro smartphone. Vi faccio vedere, lo vediamo bello grande. Vedete? Andiamo direttamente sempre nel mio canale YouTube. E quindi possiamo accedere a tutti i contenuti assolutamente senza alcun tipo di problema. Vedete, ad esempio possiamo vedere i video musicali, possiamo ascoltare la musica se abbiamo un impianto o una, come si dice, una soundbar collegata. Vedete? Possiamo anche attivare direttamente i video col nostro smartphone collegato direttamente. In questo caso parliamo di un Samsung S10. Vedete? La qualità è veramente molto buona. Ma tempo di risposta più rapido, vedete in questa zona qui del manuale di istruzione bisogna entrare nel pulsante menu, vi faccio vedere, eccolo qua, ora ve lo faccio vedere. Entriamo nel pulsante menu, andiamo nelle impostazioni, come ci dice appunto controllo dell'immagine, con le frecce ci dirigiamo giù, entriamo in controllo dell'immagine, ecco qui il tempo di risposta, lo vedete qui, vedete? Sulla destra, tempo di risposta, diamo ok. Come vi dice il manuale di istruzioni, livello predefinito 1 è lo standard, livello 2 veloce, livello 3, livello 4, livello 5 è più veloce di tutti. Quindi partiamo da un tempo di risposta di circa comunque di 14 millisecondi, sino a scendere a un tempo di 5,4 millisecondi. Ricordo che comunque questo non è un monitor gaming, ma un monitor IPS proprio per chi lavora con il monitor. Visto quelle che sono le caratteristiche del monitor, ne abbiamo parlato, abbiamo sorvolato, non voglio scendere nei dettagli tecnici. Questo non è un 4K, ma è un Ultra HD, veramente molto buono a livello qualitativo, secondo il mio punto di vista, 2K che si vede veramente in modo ottimo. I colori mi sono piaciuti, mi è piaciuto anche il tempo di risposta, non ho visto particolari problemi, in tutta sincerità. Con i montaggi si è comportato bene, ho utilizzato Filmora, utilizzo anche Movie Maker perché lo adoro, quindi programmini semplici, veramente molto, molto, molto comodi, ma ho utilizzato anche Pinnacle Studio 22, quindi insomma si è comportato comunque bene. Collegato a una scheda video RTX 2080 11 GB Ti, ha dato il meglio di sé. Allora, un'altra cosa che voglio farvi vedere prima di chiudere la nostra recensione è un attimino quelle che sono un pochettino i vari movimenti del monitor e una vista anche un pochettino laterale. Allora, ecco il monitor, lo faccio vedere nella vista laterale. Una cosa che spesso mi chiedono le persone sono innanzitutto le misure tutte in altezza. Andiamo a vedere quanto è assolutamente alto, lo andiamo a misurare molto bene. Allora, vi dico subito che siamo sui 51 cm, 51.
Se invece lo vogliamo comunque inclinare, lo andiamo ad inclinare, vedete, lo possiamo spostare sino a questa misura qua, quindi usciamo dal bordo del tavolo, siamo a 24 centimetri, quindi 24 centimetri. Lo andiamo ad alzare, lo possiamo regolare, queste sono le regolazioni, vedete anche un pochettino direttamente inclinato, lo possiamo ruotare, ma nello stesso tempo lo possiamo girare, vedete, con un'angolazione credo che sia di 45 Abbiamo gradi. concluso la nostra recensione, vedendo anche la vista laterale. Vi ho dato un pochettino le misure per quanto riguarda l'estensione massima del nostro display, perché spesso me le chiedono. Allora, non vi resta che scrivermi se avete qualche domanda. Io sarò ben contento di potervi dare una mano. Ho fatto una recensione lampo, una panoramica, ripeto, non sono sceso nei particolari, ma quello che mi interessava era confrontarmi un pochettino con alcuni utenti esteri che hanno utilizzato e che utilizzano quotidianamente questo monitor. Sinceramente, a me è un fatto soggettivo per i miei occhi, per il mio utilizzo, a me sinceramente questo monitor piace, mi ha soddisfatto, ho avuto modo di provare tanti monitor, devo dire la verità, non ultimo il nuovo Samsung, sempre in quel caso con pannello TN, che ha delle sue caratteristiche un pochettino diverse dall'IPS, l'IPS ha una maggiore quantità di colori, un angolo di visione che comunque è migliore, per questo da utilizzare per chi fa produttività, sia fotografica che video, che anche lavoro d'ufficio, che si occupa di analisi finanziarie, vedere tutti i grafici di questo 27 pollici. È davvero molto interessante, quindi io vi saluto, non vi resta che scrivermi se avete domande e spero di esservi stato utile. Ciao a tutti!